Le campane si sentono. Allora, trasmetto in diretta. Coronavirus, argomenti locali e nazionali, sport, musica e situazioni in genere sulle quali discutere. Hai la tua da dire? Vorresti condividere il tuo punto di vista? Ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook sulla pagina Nova Network San Michele Salentino va in onda. Ne parliamo dopo le 18. Un incontro online con tanti ospiti, domande e soprattutto risposte. Seguici e partecipa ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook dalle 18.30. Ne parliamo dopo le 18. L'appuntamento della sera di Nova Network. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records, Amsterdam. Etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records, gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali. Musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali. Il divertimento è una cosa seria. Prezioso Accessori Moda. Pelletteria e abbigliamento donna in via Pascoli 23 a San Michele Salentino. Seguici su Facebook e Instagram. Prezioso Accessori Moda. Il tuo stile a portata di mano. Buonasera a Londra. Sto per firmare un provvedimento. Sì, sì, certo. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più l'Italia, non ci sarà più lavoro, non ci sarà più zona protetta, che possiamo sintetizzare con l'espressione... Non ce n'è Covid! Io resto a casa. Sì, sì, certo. Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Sti cazzi! Che cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Siccome dalla Protezione Civile, dal Dipartimento, hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo di capirci bene. Non ce n'è Covid! Perché in un teatro possiamo far entrare 200 persone, ma in un matrimonio sono ammessi massimo 30 invitati? Qual è la ratio? Se io volessi fare la mia festa di matrimonio dentro un teatro, quanta gente potrei invitare? Beh, ci vuole veramente una fantasia. Stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica? Non ce n'è Covid! Facciamoci un sorriso anche in momenti difficili. Allora, 18.37, bentornati qui in diretta su Nova Network con una nuova puntata del... Ne parliamo dopo le 18 di questo giovedì 19 novembre, sempre qui in diretta, sempre qui con lo zio, con lo zio Pibi. Quest'oggi parliamo, come avevo già promesso martedì scorso, parliamo di territorio, parliamo del territorio in tre forme sinteticamente. Principalmente parleremo del territorio in una maniera scritta, poi parleremo del territorio raccontato soprattutto tramite cibo, quindi territorio mangiato, e poi avremo anche un incontro con delle forme di territorio in maniera didattica, quindi affinché con queste tre premesse, con queste tre fasi del programma di oggi, avremo un approfondimento per quanto riguarda quello che vogliamo provare a raccontare oggi. Quindi oggi giochiamo in casa, oggi parliamo della nostra terra. Allora, per partire alla grande, io diciamo che oggi ci siamo, come avevo già promesso, come avevo già detto martedì scorso, ci spostiamo di qualche chilometro dalla nostra San Michele, ci spostiamo a Latiano.
La prima parte di questa puntata di oggi è dedicata alla città di Latiano, ma soprattutto a un'opera scritta, perché c'è stato la presentazione, e quindi è già sul mercato, di un bel libro. Però questo libro si chiama La storia di Latiano e parla di Latiano, ovviamente, dal Neolitico al terzo millennio. Questa è l'opera prima di Daniele Barletta, edita per Interno Libri, e abbiamo al telefono l'autore Daniele Barletta e l'editore Andrea Cati. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera Fabrizio. Buonasera, grazie per aver accettato l'invito, come direbbe Maria De Filippi. Quindi allora, apriamo la busta e troviamo due baldi giovani, due grandi ragazzi, sempre presenti, sempre attivi sul nostro territorio. Allora, oggi, come avevo già anticipato anche martedì scorso, come avevo anche chiesto a voi, e grazie per aver accettato seriamente, oggi parliamo in una maniera tranquilla, una chiacchierata fra amici, si può dire, raccontando anche del territorio. Allora, Daniele, autore del libro, appunto, La storia di Latiano, diciamo che... Daniele, allora, l'idea di scrivere la tua città, no? Cioè, tu dici, ok, ognuno di noi la propria città la vive, la propria città è un contenitore di ricordi, di emozioni, di esperienze, quello che vuoi, però per scrivere un libro, secondo me, c'è una grossa dose di amore per la propria terra. Come ti è venuto in mente di scrivere, che cos'è proprio, oppure che cos'è innanzitutto, e come ti è venuto in mente di scrivere la tua città? Diciamo che è una cosa che parte da lontano, perché io, da quando frequentavo le scuole elementari con i classici progetti pomeridiani che ti facevano conoscere il dialetto, ti facevano conoscere i monumenti del paese, ti facevano conoscere insomma il territorio, io ho cominciato a capire che Latiano non è solo un groviglio di strade, non è solo la casa dove abito, dove abitano i miei nonni, dove abitano i miei parenti, ma è un cuore pulsante. Questo cuore pulsante poi ho cominciato a conoscerlo durante gli anni di scuola media, perché i miei amati professori mi hanno insegnato che Latiano, il motivo per cui Latiano è un cuore pulsante, cioè perché Latiano ha una storia molto interessante. Naturalmente questo mi ha spinto nel corso degli anni ad appassionarmi sempre di più al territorio, ad amare questo paese in maniera veramente viscerale. Infatti io mi vanto di poche cose, ma una cosa di cui mi vanto è quella di essere rimasto qua. Voglio stare a Latiano, quel Latiano è il mio paese, voglio veramente viverci e lavorarci ogni santo giorno. E poi qualche anno fa, quando diciamo è arrivata la maturità, che ancora non è arrivata in realtà, ho detto devo fare qualcosa. Stiamo lavorando certo, come mi hanno appeso in cantina, come si fa con i pomodori. Insomma, mi sono deciso, ho detto devo scrivere un libro. Ma il mio modo di affrontare le giornate, sempre così pieno, io non ho mai 10 minuti per stare fermo, me lo impedivano, perché per fare un libro bisogna sedersi e stare là a lavorarci con la santa pazienza, con un sacco di tempo. Io mi occupo di teatro, di eventi, insomma, quindi non avevo mai il tempo. Avevo raccolto, ho una collezione di bibliografia sul mio paese che raccoglie circa 60-65 libri che parlano di Latiano, e mi sono chiesto a un certo punto, ma per quanto siano tutti libri eccezionali, io senza quei libri oggi non avrei scritto il mio, ma non è possibile, mi dicevo, che un latianese, per conoscere la propria storia, debba possedere 60 libri, cioè ci vuole una libreria ad hoc. Allora ho detto, perché non scrivere questo libro in maniera semplice,
generale, non generalizzata, ma generale, una sorta di compendio di tutti i libri scritti con nuovi inserti, insomma, mie riflessioni, mie teorie, un po' di revisionismo storico su alcuni episodi. Ed è nato. Durante il lockdown mi sono messo col sedere sulla sedia con grande sacrificio tutti i santi giorni ho sfornato questo bel prodotto, mi auguro. Durante il primo lockdown ho seguito anche le tue innumerevoli dirette, proprio dedicate, tra l'altro, no, a Latiano, perché vedevo erano praticamente dedicate a dei termini dialettali di Latiano e tu sfidavi i tuoi numerosi fan, tra l'altro, perché vedevo una marea di gente connessa e soprattutto partecipe a quelle dirette, sì. Chiedevi ai tuoi concittadini, ma anche a chi ti seguì di fuori paese, il termine dialettale a cosa si riferiva, perché io ricordo, sì, le ho seguite con molta molta attenzione e soprattutto con molto piacere, quindi diciamo che si respira territorio dalla mattina alla sera, fondamentalmente. È vero, questo sì, questo è vero. È un bel respirare. Mi sento molto orgoglioso del mio paese. Sicuramente è un paese con dei problemi, sicuramente è un paese con dei difetti, ma come si dice, è come in un rapporto, no, di amorosi sensi. Se si guarda solo ai difetti, lasciamo perdere. E non ci partiamo neanche, no, si dice in maniera così popolare, come una vera storia d'amore, fondamentalmente, esatto, dove ci sono delusioni e amori, cioè nel senso che ma per forza è così, dove c'è sentimento, diciamo, è sempre così, assolutamente. I difetti ci sono, bisogna aiutarsi a vicenda affinché questi difetti vengano edulcorati o comunque smussati, ma bisogna anche fare in modo da esaltare i pregi, e un pregio del nostro paese è quello di avere una storia dignitosa, e quindi ho sentito nel profondo del cuore di dover fare questa operazione. Allacciandomi su quella bella frase che hai detto, voglio restare qua, voglio restare a casa, voglio restare a Latiano, e adesso mi rivolgo a colui che fondamentalmente una bella esperienza fuori Latiano lavorativa l'ha avuta, e mi viene da sorridere, perché fondamentalmente poi ce lo racconterete voi, perché io so perché poi ho indagato. Non voglio svarare nulla, è che nel cammino del rientro nella città di Latiano, il nostro Andrea Cati, che è ovviamente molto operativo per quanto riguarda la categoria libri, molto infatti è la sua professione, quindi già lasciare un messaggio che far diventare la propria passione, il proprio amore, il proprio lavoro, questo già significa essere soprattutto fortunati, ma posso dire anche in gamba, nel senso che uno che si mette in gioco, e quindi nella strada di ritorno colui che ora ci racconterà lui, il nostro Andrea, che cos'è innanzitutto, perché per coloro che ci stanno seguendo e ovviamente per coloro che seguiranno questo programma anche su YouTube, perché rimarrà in eterno, questo libro è stato edito da appunto Interno Libri, che è una costola della casa editrice appunto Interno Poesia. Andrea, mi rivolgo a te, che cos'è Interno Poesia e ovviamente tutti i suoi figli, perché so che ci sta Interno Libri, Interno Books, e poi c'è la collana del Novecento, cioè ci sono tanti progetti che ruotano intorno a questo progetto. Che cos'è appunto Interno Poesia? Allora, grazie intanto ancora per l'invito, Fabrizio. Grazie a te. Mi arrivo alla tua domanda riallacciandomi al discorso che ha fatto inizialmente Daniele Barletta, sì, l'autore del libro, il mio primo autore della collana Interno Puglia. E io ho fatto un percorso diverso, più lungo, diciamo, per riavvicinarmi anche alle mie radici, al mio paese, al luogo dove sono cresciuto, dove ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza.
ho passato 15 anni fuori dalla piano, ho studiato fuori, ho lavorato, ho fatto tante diverse esperienze, ho trovato diversi lavori e mi sono formato per lavorare nel mondo editoriale. E quindi nel 2014, quando ancora vivevo a Bologna, ho creato Interno Poesia, cioè, che non era neanche all'inizio una casa editrice, era semplicemente un blog registrato su piattaforma WordPress, e da questo blog, creato nel 2014, sono nati poi i canali social di Interno Poesia, e nel 2016 è nato il vero e proprio marchio editoriale Interno Poesia Editore, marchio che si è ingrandito nel corso del tempo, nel senso che sono arrivati i primi libri di poesia italiana contemporanea con giovani autori e meno giovani, poeti al loro primo libro e poeti più affermati. Nel 2018 ho avuto la fortuna di accedere alla grande distribuzione organizzata attraverso Messaggerie Libri, per cui i libri di Interno Poesia ormai da un paio d'anni si riescono a trovare, diciamo, in generale più o meno in tutte le librerie, sia indipendenti piccole ma anche delle grandi catene di distribuzione come Feltrinelli, Mondadori, Ubic, Libraccio, eccetera eccetera. Quindi sono stati fatti, diciamo, dei passi in avanti nel progetto editoriale primario, principale, che è quello di Interno Poesia, almeno originario, ecco. La madre della, diciamo, la madre, il progetto madre, l'idea madre, no? Esatto. Diciamo che sono partito perché volevo lavorare nell'editoria, perché durante gli anni universitari avevo seguito sia dei master che delle collaborazioni, spesso a titolo gratuito, con altri editori. E mi piaceva però l'ambiente editoriale, mi dicevo, caspita, no, perché non fare, non provare, quantomeno a fallire, visto che sono ancora giovane, con un qualcosa in cui credo veramente, cioè il mio amore per la poesia, per la lettura, per i libri, per la carta stampata, eccetera eccetera. Quindi questo è quello che ho provato a fare, che ho fatto, insomma, con Interno Poesia. Nell'ultimo anno, negli ultimi due anni ho vissuto a Milano e facevo avanti e indietro tra Latiano e Milano. Grazie, per fortuna, all'aeroporto vicino che c'era a Latiano, riuscivo a muovermi abbastanza facilmente. Però ecco, un po' mi mancava la mia terra, perché ecco, Milano era il luogo, come dire, preciso, fatto apposta per il lavoro, soprattutto per il lavoro. È un centro nevralgico, diciamo, no? È un centro nevralgico. Quindi assolutamente sì. Però a un certo punto mi sono detto, ma io non posso né voglio vivere soltanto questa vita qui, cioè non voglio che la mia vita sia soltanto lavoro, 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 come era a Milano. Quindi ho tirato i remi in barca e mi sono detto, il mio lavoro, visto che adesso sono abbastanza anche conosciuto con Interno Poesia, posso farlo anche in una zona, tra virgolette, periferica, in una zona meno conosciuta, e provare a coltivare qualcosa di diretto sul territorio, cioè fare, come dire, sia qualcosa che parte da un territorio piccolo per lavorare a livello nazionale e internazionale come Interno Poesia con le varie collane, ma anche lavorare proprio sul locale, su progetti locali come il progetto di Daniele Barletta sulla storia di Latiano, che è poi la storia del mio paese, e come ho detto in un'altra occasione qualche giorno fa, è la storia di un luogo in cui sono nato, dove ho vissuto, ma che io stesso non conosco. Per cui questo libro qui che ha pubblicato Daniele è stato per me assolutamente, principalmente istruttivo per me, è stato. Quindi, come dire, il lavoro poi editoriale è anche questo, cioè si pubblicano libri, autori, poetiche, ma anche storie di territori, innanzitutto anche per imparare qualcosa, cioè per arricchire innanzitutto se stessi, e questo, diciamo, è la meraviglia poi del lavoro, insomma, del fare qualcosa che veramente ti piace, per cui ti arricchisce anche quello che fai. E qual è il miglior modo di iniziare, insomma, questo appunto, questa fetta della tua casa editrice con un lavoro sulla tua città? Quindi qual è il miglior inizio, fondamentalmente, perché
Tu stesso, nelle tue parole, hai detto che anche tu hai attaccato la propria terra e quindi la storia della tua città hai ammesso che forse non, come tanta gente, come, non è che c'è, cioè, come tutti, dovremmo capire, no? Dovremmo capire da dove stiamo, cioè il nostro territorio. Infatti, questa è una domanda che vorrei fare a entrambi, ma soprattutto a Daniele. Secondo voi, secondo te, secondo voi, no? Proprio allacciandomi a quello che state dicendo, allacciando a quello che state dicendo finora, quanto è importante conoscere il proprio territorio, da qualunque parte del mondo, no? Da qualunque parte del mondo, e quanto è importante conoscere il proprio territorio per il nostro sapere da dove proveniamo, affinché possiamo sapere dove stiamo andando? Cioè, madonna, mi sembra Marzulla una cosa del genere, però detto, cioè. Infatti sono caduto dalla E sedia infatti ho adesso. sentito un tonfo, quindi volevo dire, cioè, Esatto. non è importante, non è quanto è importante. Io penso che non è molto importante conoscere, cioè, proprio dove si, da dove si ha, di do da dove arriviamo, cioè, nel senso, dove siamo nati per capire dove vogliamo arrivare. Allora, guarda Fabri, io mi permetto di leggerti quattro righe Certo. che fanno parte della quarta di copertina. Andrea già ha capito quale righe sto leggendo. Sono quattro righe poetici in dialetto. Questi righe mi sono stati suggeriti da un mio caro amico che è Claudio Santoro, che è un autore locale, conoscitore di storia e di dialetto come pochi, anzi forse come nessuno a Latiano, e sono come posso dire, il concentrato di 180 pagine, che è il mio libro, in quattro versi. Cioè, in questi quattro versi sono riassunti tutto il mio credo e il motivo per cui ho scritto questo libro. Ve lo leggo in dialetto latianese, però credo che sia comprensibile. Al massimo faccio il traduttore simultaneo, dai. Ok, allora, come fane a sapere do sta vane, ci nossani, ci sinti e di doiene. Ci tieni pane in poscia e non l'usani, e ti comuci pani non ni tiene. E questo è proprio il cuore, il nodo gordiano, nevralgico di tutto il libro. Cioè, come fai a sapere dove sei diretto se non sai da dove stai venendo? Cioè, chi non conosce le proprie radici, chi non conosce il proprio territorio, è perso, è un'anima vagante, così, è Diciamo che manca, figlio. cioè, senza avere le basi, no? C'è, cioè, una base fondamentale quella. Ma al di là del campo letterario, ma io penso in qualunque campo artistico, ma non so, cioè, soprattutto per quanto Ma riguarda. infatti, in qualsiasi cosa, cioè se tu non sai le basi dove tu ti poggi, come puoi pretendere di andare oltre? Cioè, se io non, ad esempio, volessi io fare il falegname, se non sono capace, se non so mettere un chiodo, se non sono capace di distinguere l'ebano dal faggio, come posso pretendere di fare un mobile in stile Luigi, non mi ricordo qual è quello su Luigi XIV, forse? Quattordicesimo. Quindi, cioè, questo è il mio pensiero. Cioè, noi conosciamo la storia mondiale, è giusto, dobbiamo conoscerla, la guerra fredda, la seconda guerra mondiale, tutto, ma bisognerebbe, prima di passare al macro, andare almeno un minimo nel micro, che poi micro non è. Questo È il è il filologico mio della vita, pensiero. no? È il filologico della vita. È come quando tu scrivi una canzone, non puoi scrivere il finale, o magari scrivere, cioè, devi scrivere il testo, magari Esatto. concentrandoti su quello ovviamente che vuoi raccontare. Spesso si scrivono canzoni e a volte vengono scritte canzoni prima del titolo e viceversa. Ma in ogni caso c'è un filologico, nel caso in cui, cioè, uno vuole raccontare, vuole fare, cioè, come l'alfabeto, no? Cioè, dobbiamo partire dalla A per arrivare alla Z. Esatto, Quindi esatto. questo dovrebbe essere, ma credo che sia così, potrebbe essere rapportato su tutta la vita sociale, la vita amorosa, la vita, soprattutto dove c'è quella vena artistica, credo che sia la base. Hai fatto
l'esempio della storia. La storia va studiata, non possiamo basarci solamente su quello che sta accadendo nel 2020 e non conoscere dall'inizio, no? Cioè, dall'anticristo, per dire. Ovviamente non possiamo, cioè, andrebbe studiato tutto, ci mancherebbe, però è un discorso logico, è un filo logico ed è proprio il filo conduttore, la linea che dovremmo seguire. Questo è quello, questo è quello che poi è bella questa storia, nel senso che poi ripensando a quello che diceva Andrea, che è stato fuori, è stato 15 anni fuori e ha visto, perché so Andrea partecipa e anche non solo in Italia ma anche oltreoceano, quindi è sempre attivo, conferenze, presenze anche con appuntamenti ovviamente del settore molto molto importanti. Cioè, è bella questa unione perché c'è l'insieme di un ragazzo, cioè l'autore, il ragazzo, un eterno giovane. Un eterno giovane perché per chi ti conosce sa bene quanto è vero. Quindi è un eterno giovane che vuole raccontare, mettendosi anche in gioco, perché io credo che l'autore nel raccontare la sua città si mette anche in gioco, perché è come quando tu racconti il tuo modo di essere, il tuo modo di fare, quello che sei, o sbaglio, Daniele? Cioè, nel senso che certo. non è solamente, cioè tu ovviamente l'hai apportato con una impronta molto territoriale, nel senso con i versetti dialettali e quant'altro, quindi ci hai dato del tuo nel raccontare, non è solo didattica, cioè non è un libro di didattica, parliamoci chiaro, è un libro che viene scritto dalla pancia, dal cuore, credo. Guarda Fabrizio, io credo una cosa, il primo fattore che io associo a questo libro non è né la didattica né il voler insegnare, io non sono un insegnante, ci sono persone molto più qualificate di me, io sono solo un cultore della storia locale, un appassionato, quindi non è quello, io voglio solo che arrivi alle persone, ai miei concittadini in primis, ma anche a chi viene da fuori, che Latiano è un paese che vibra, Latiano è un paese vibrante. Quando io cammino, l'ho detto l'altro giorno, cammino per la strada e guardo Palazzo Imperiali e guardo la Torre del Solise, la Via Garibaldi e avverto delle sensazioni molto forti che mi fanno sentire speciale, che fanno in modo che io avverta Latiano, la percepisca come una città speciale, ma non perché è la mia città, ma perché non è una cittadina senza capo né coda, è una cittadina con le radici. Se tu vedi la copertina del mio libro, del nostro libro, mio e di Andrea, quello è un messaggio chiaro, perché qualcuno a Latiano dice che Latiano non ha radici. Allora io, parlando con Enzo Camassa, che è un mio caro amico che si è occupato di tutte le illustrazioni, gli ho detto bisogna comunicare attraverso la copertina che non è così, che Latiano non è vero che non ha radici. Allora Enzo Camassa ha preso via Santa Margherita, che è la strada che passa davanti al Palazzo Imperiale, e l'ha sollevata mostrando tutte le radici presenti. Quindi è una bella immagine. Io sono stato molto contento, a parte che mi piace molto, ma lì è la bravura dell'editore, Andrea ha fatto un'edizione molto elegante che mi è piaciuta subito molto. E quindi è quello, cioè non voglio insegnare niente a nessuno, ci sono 60 libri che possono insegnare la storia di Latiano. Questo libro però è un libro di sentimento. Naturalmente sto ricevendo tantissimi bei feedback, Daniele ha imparato quella cosa non la sapevo, ma non la sapeva semplicemente perché quel qualcuno non era in possesso del libro o non aveva avuto in precedenza quell'informazione, ma in realtà questo libro è cuore, è quello che ci ho messo, è quello, è pancia, è sentimento, è radici. È veramente un libro nato con il cuore, sì. Andiamo un po' sull'aspetto anche non solo del libro in sé per sé, ma mi riferisco ad Andrea. Andrea,
ci sono molti progetti, ci sono molte iniziative per quanto riguarda interno poesia. Innanzitutto voglio ricordare che c'è un sito dove ovviamente viene sempre aggiornato, ma anche la pagina, ma questi contatti vorrei che li desse il nostro Andrea. Tutto quello che viene fatto da interno poesia. In questo momento io vedo costantemente ogni tot minuti c'è un post dedicato a un autore. Sì, ok, oggi ci sono anche, grazie alla tecnologia, ci sono, però io penso che la tua testa sia un contenitore veramente così grande. Ho visto l'altro giorno la fotografia del tuo studio e ci tengo a precisare, voglio dirlo io, che adesso la tua casa madre è Latiano, quindi l'Interno Libre adesso ha anche una base operativa. Assolutamente sì. È a Latiano e c'è una fotografia dove sicuramente eri in una conferenza, che ho visto che era un bel posto, e c'è una libreria dietro con un'infinità di libri. Questo, cioè, secondo me è l'immagine che rispecchia la tua persona, nel senso una testa piena di libri, io questo, un mondo pieno di libri. Adesso che cosa sta sposando in questo momento? Ci sono novità? Cosa sta facendo adesso Interno Poesia? Beh, questo mese è stato un mese, l'ultimo di quest'anno, difficilissimo, veramente complicato. Diciamo che in programma c'erano 15 o 16 uscite per Interno Poesia, sono usciti soltanto 10 libri, perché insomma il mese di marzo e aprile, in parte anche maggio, come insomma un po' tutti, non soltanto per il mio settore editoriale, è stato veramente complicato, per cui sono state rinviate fiere di settore, sono stati rinviati eventi in presenza, sono stati annullati i biglietti aerei di traduttori che dovevano venire a presentare libri di grandi poeti stranieri che avevano in programma. Insomma, è stato un po' stravolto il programma, però la coda di quest'anno non è stata malaccia, se così si può dire, nel senso che è arrivato il libro di Daniele, che non perché Daniele è adesso online, non perché l'evento... Volevo dire scommetto, è solo dedicato al libro, ma il libro di Daniele si sta vendendo molto bene, sta superando, come si dice, le più rosee aspettative, nel senso che il libro... dovrebbero comprarlo tutti i latianensi, dovrebbero comprarlo comunque tutte le famiglie dei latianensi. Ma non solo, ho visto anche che gente che ovviamente magari gente del posto, che quella sarebbe la base fuori, certo. Fuori, sì. Scusa se ti ho interrotto. Quindi come dire, questo libro dovrebbero comprarlo tutto, ma già adesso con i numeri che stiamo facendo siamo già contenti. Penso però che potrà arrivare ancora più persone. Interno Poesia lavora su, diciamo, non sulla realtà locale, ma su una realtà d'ampio raggio, ma i numeri che fa la poesia non sono sicuramente paragonabili con i numeri della grande narrativa, dei grandi romanzi, per cui si viaggia su numeri più piccoli, ma si fa tanto lavoro. In questo mese è uscito il libro di Versi d'amore del poeta rinascimentale, ad esempio, Ludovico Ariosto, è appena stato pubblicato, ripubblicato, un libro edito negli anni 40 da Garzanti, I colloqui ed altre poesie del grande poeta Guido Gozzano, e siamo usciti da poco con un altro giovane poeta modenese, Marco Bini, New Jersey, e queste sono le ultime quattro pubblicazioni, compreso il libro di Daniele, nel senso che le pubblicazioni di Interno Libri, quindi il primo libro di Daniele, rientrano ormai ufficialmente nella famiglia del gruppo, se così si può chiamare, l'Interno Poesia, che adesso si chiama Interno Editoria in realtà, e Interno Editoria accoglie al suo interno i marchi Interno Poesia e il marchio Interno Libri. Latiano è la base da cui tutto parte, una base su cui si può lavorare sia a livello territoriale, con pubblicazioni come quelle di Daniele, ma anche a livello nazionale. Io credo che con i mezzi tecnologici che abbiamo, e anche con la qualità di un territorio che offre, grazie a Dio, con una stazione vicina come quella di Brindisi, ormai piano piano si sta
si stanno adeguando, insomma, anche qui in Puglia all'alta velocità, finalmente passo dopo passo, speriamo che entro qualche anno arriveranno anche più treni, però anche e soprattutto grazie all'aeroporto ci si riesce a spostare tranquillamente in tutti i centri più grandi d'Italia. Quindi, anzi, forse anche la situazione attuale generale può essere un'occasione per ripensare a modelli di vita portati avanti fino ad adesso, per cui si può vivere magari un po' in periferia e poi andare nei grandi centri all'occorrenza. I contatti, Andrea, i contatti per seguire, per essere sempre aggiornati e per partecipare attivamente a Interno Poesia. Beh, Interno Poesia è attivo sui canali social Facebook, Twitter e Instagram, il nome è sempre lo stesso, Interno Poesia, la casa editrice è raggiungibile sul sito internopoesialibri.com, il blog è internopoesia.com, il sito di Interno Libri Edizioni è internolibri.com e diciamo do i due indirizzi, cioè per Interno Poesia l'indirizzo è redazione@internopoesialibri.com. Per Interno Libri è info@internolibri.com. Allora, Andrea, a te voglio strappare una promessa. Voglio strapparti la promessa che tu tornerai qui nel programma, ne parliamo dopo le 18, per periodicamente, a secondo degli impegni ovviamente, per parlare, per presentare ogni volta qualcosa che riguarda non solo il nostro editore, qualcosa che riguarda appunto i tuoi progetti, i tuoi progetti editoriali. Questa è una promessa che voglio strapparti, cioè voglio che tu prometti ai nostri radioascoltatori, telescoltatori, web ascoltatori, perché queste puntate andranno in giro ovunque, la promessa che ti ricorderai di Nova Network e affinché si possa creare un piccolo ponte di comunicazione, anche se viviamo a qualche chilometro di distanza. Me la fai sta promessa? Ma con vero piacere, Fabrizio, te la faccio. Ti prometto che tornerò in linea, in radio, da te, da questo programma, e parleremo di uno o di qualche libro di Interno Poesia, magari per le novità che ci saranno nel 2021, visto che sto preparando un anno importante anche dal punto di vista editoriale. E si spera sempre di poterlo fare anche di persona, magari insieme. Esatto. Questo è questo è quello che ti ringrazio per, e so che manterrai la tua promessa. Io penso che uno dei tanti motivi per il quale questo periodo un po' brutto, diciamo, non ha sconfitto la comunicazione, soprattutto il messaggio che autore ed editore volevano dare in questo periodo, e soprattutto perché il nostro autore, e mi riferisco ovviamente al nostro Daniele, io credo che nella storia mondiale di qualunque tipo di progetto si possa fare a livello lavorativo, che possa essere un libro, possa essere anche una lettera d'amore, qualunque sia, io penso che nessun autore ha mai consegnato i libri come ha fatto il nostro Daniele, e soprattutto l'idea di creare un Corriere Espresso che si chiama Lupanaru Express, perché dovete sapere, per coloro che non lo sanno, per coloro che non, quei pochi, perché non credo che è talmente presente, ci sono talmente presenti queste fotografie. Come ti è venuta in mente di calare, ma veramente dico calare dal balcone di casa tua Lupanaru, perché si chiama Panaro, all'interno, sempre in maniera tradizionale, anche in quel momento, anche nella consegna del libro sei stato tradizionale, Daniele, come ti è venuto in mente? Diciamo che lì bisogna fare di necessità virtù, cioè la Piano, purtroppo, come tanti paesi del circondario, comincia a essere piena di contagiati, e quindi diciamo che girovagare per il paese a consegnare libri prima che arrivassero, adesso si trovano nelle librerie, insomma, quindi si possono andare a trovare anche presso le librerie, però prima che arrivassero le librerie bisognava portarli, e però non era più possibile. Allora ho detto ok, devo ingegnarmi per fare le consegne a casa. Come anche fare? La parte più difficile, scusami, l'avevi già fatta, l'avevi già scritto il libro, quindi non potevi sì, farti sì. Fermare, no? Dalla... Ma assolutamente, a me, io sono... Andrea ha imparato a conoscermi, tu un po' di tempo prima, io sono un treno, cioè non mi può fermare veramente nessuno.
non mi faccio fermare da niente e da nessuno. Quindi dovevo inventarmi qualcosa, ho pensato come posso consegnare il libro in maniera, perché io sono una persona molto fisica, quindi quando vedo gente io devo abbracciare, pacche sulla schiena, stile Cannavacciuolo, no? Boom. E ho bisogno di questo sentore, di avvertire la fisicità della gente. Il contatto fisico, e non lo potevo fare, allora devo inventarmi qualcosa che renda meno antipatico questo distacco, che possa far sorridere le persone. Inizialmente avevo pensato di tirare i libri dal balcone, ma mi sembrava insomma poco sicuro, quasi quanto il coronavirus, insomma arrivano un libro in fronte, pericoloso. Allora poi ho detto a mia madre: mamma, abbiamo un upanaro tra casa? Lei ha detto sì, c'è quello, un piccolo retroscena, in cui c'erano i formaggi che ti hanno regalato a Natale. Che regalato al vicino Giuseppe, tra l'altro. Quindi io ho detto benissimo, allora ho preso una corda, l'ho attaccata all'upanaro, ho messo il libro al suo interno, visto che ci andava alla perfezione, ho detto ecco qua. Quindi da lì è nata questa idea. La gente quando arriva sotto il mio balcone a prendere il libro è contenta, sorride, insomma, difficilmente verrà dimenticata, Daniele. Questa è una delle cose belle, anzi forse è stata la prima cosa veramente bella vista in questo, da marzo o da adesso praticamente, in questo 2020, è sicuramente una delle cose belle, una delle pochissime cose belle che ricorderemo di questo 2020. Cioè, io vi ho seguito Lupanaro, sì, no, in sé per sé tutto, però quella scena della consegna, sì, del Lupanaro. Allora ragazzi, ragazzi, è stato veramente bello avervi, io vi ringrazio e ovviamente piacere è stato nostro. Sappiate, e sapete che Nova Network è casa vostra, è casa di tutti. Quando avete voglia e piacere di sopportarmi e farci una chiacchierata, sapete come trovarmi. Quindi io ringrazio il nostro Daniele Barletta, autore del libro La storia di Latiano, e grazie a te, Andrea Cati, l'autore e l'editore. Ciao, scusate, Fabrizio, l'editore, grazie. E ovviamente vi invito a seguire sia il libro che ovviamente Interno Poesia. Ciao ragazzi, grazie di aver partecipato. A presto, ciao, buona serata. Allora ragazzi, noi andiamo avanti, ci fermiamo giusto 30 secondi e andiamo a presentare il prossimo ospite. Questo programma è offerto da Framarreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Framarreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records, Amsterdam. Etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali. Musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali. Il divertimento è una cosa seria. Prezioso Accessori Moda. Pelletteria Abbigliamento Donna in via Pascoli 23 a San Michele Salentino. Seguici su Facebook e Instagram. Prezioso Accessori Moda. Il tuo stile a portata di mano. Allora, come vi avevo promesso, erano solo 30 secondi, oggi si va diretti, si va spediti, oggi andiamo come un treno. Altro ospite, sempre oggi puntata dedicata al territorio, oggi abbiamo la possibilità di raccontare, vogliamo dedicare un po' di quest'oretta insieme a raccontare il nostro territorio. Allora, il secondo ospite che vi vado a presentare, innanzitutto lo ringrazio perché in questi giorni l'ho stressato, ve lo dico già anticipatamente, è stato veramente stressato da me, però ci tenevo veramente tanto a presentarlo, perché abbiamo al telefono l'ideatore, il curatore e soprattutto colui che da qualche anno a questa parte non fa altro che raccontare il cibo. E quindi vi presento qui su Nova Network, abbiamo il nostro Angelo Epifani, ovvero l'autore, il creatore, ideatore di Racconta Cibi. Buonasera Angelo.
Ciao Fabrizio, buonasera, buonasera a chi ci sta ascoltando. Insomma, scusa per questi giorni di stress che hai dovuto patire, perché Sì. Non voglio che nessuno possa provare ciò che ho provato io questi giorni, veramente. Non lo auguro a nessuno, davvero. grazie per aver accettato, per esserti arreso all'idea di partecipare a questa puntata. Allora, No, già. innanzitutto saluto quelli che ci stanno ascoltando e coloro che stanno seguendo la diretta e stanno commentando, ovvero salutiamo il nostro Giuseppe, il nostro Antonio, salutiamo il sempre presente Daniele, il professore Stefano, grande, un bacio grandissimo e anche grazie a Adele Epifani che ci sta ascoltando. Allora, Angelo, andiamo nel dunque. Oggi si parla di territorio, oggi si parla della nostra terra. Io credo che per raccontare, no, in sé per sé, per raccontare qualunque cosa bisogna avere una valigia di vita. La vita è un viaggio, no? La vita è un viaggio che facciamo e quindi abbiamo sempre la nostra valigia a portata di mano dove infilare sempre dei pezzetti di vita. In questo caso viene raccontata la nostra tradizione culinaria. Che cos'è racconta cibi? Raccontaci un po' che cos'è quest'idea di racconta cibi. Beh, allora, intanto, come dicevi tu, a proposito di viaggio, in realtà poi questa cosa è nata dopo una serie di viaggi che ho fatto nella mia vita e dopo l'ultimo viaggio, che poi è quello che mi ha riportato qui a tornare a San Michele, a tornare in Puglia. Ed effettivamente tutti i viaggi che ci sono stati prima mi hanno sicuramente arricchito, mi hanno dato in qualche modo, insomma, l'input, o meglio, vari input a creare questa cosa. Però ecco, quello definitivo è stato quello proprio del ritorno. E come io a volte scherzando dico, ho aderito al progetto Rientro dei cervelli, no? Di solito si parla Si fuga di della cervelli. fuga di cervelli, e io invece ho creato questa cosa del rientro dei cervelli, sperando che prima o poi tutti i cervelli nostri, insomma, che sono in giro possano rientrare. Niente, ecco, rispetto a, appunto, a questo progetto, che in realtà è il mio lavoro, effettivamente, insomma, io posso dire con un certo orgoglio di essermi inventato un lavoro in un momento, insomma, sono già 4 anni, quindi ho cominciato nel 2016 con questa esperienza, un momento di crisi, un momento di crisi non solo economica, era anche per me un momento di crisi, perché a 40 anni non sapevo più cosa fare, non sapevo dove andare a parare. Quindi, insomma, questa è stata un po' una sfida per me. E brevemente, insomma, io di solito quando mi racconto, appunto, per far conoscere quello che faccio, soprattutto, diciamo, alle persone con cui lavoro, dico che io non sono un cuoco professionista, quindi non ho studiato da cuoco, ma il mio percorso è tutt'altro. Sono laureato in sociologia con un indirizzo in antropologia. Quindi la sempre che ha a che fare comunque della ricerca, no, della cioè vai sempre i comportamenti umani, comunque lei Assolutamente. sa, cioè, infatti nasci antropologo come da formazione, quindi comunque hai Sì. Esatto, messo sicuramente la tua esperienza di studio in quello che stai raccontando. è stato proprio quello che forse ha influito più profondamente, insomma, nel modo in cui faccio questo lavoro. Perché io quello che dico, ecco, io chi fa un'esperienza di cucina con me non fa soltanto un'esperienza culinaria, gastronomica, ma io cerco di offrire sempre un'esperienza che sia anche culturale, ecco, senza nessuna pretesa. Io intendo cultura come qualsiasi, non l'eccezione, quella, no, alta di cultura. La cultura per me è tutto ciò che rappresenta un popolo, tutto ciò che racconta un popolo in qualche modo. E io penso che con il cibo si possa raccontare abbastanza facilmente un popolo, perché per me è abbastanza scontato, ecco, conoscere un popolo, conoscendone le proprie abitudini alimentari, conoscendo quello che mangia, perché mangia delle cose. Quindi ecco, io credo appunto di offrire, almeno mi auguro e cerco sempre di offrire un pezzo della nostra cultura, e lo faccio nella maniera che mi viene più naturale, o meglio che più amo, che mi sono riscoperto con questa passione per la cucina dopo tanti anni, e poi chiaramente miscelata con la mia passione per la ricerca, per l'approfondimento rispetto alla nostra cultura,
ho appunto fuso questi due elementi e dono sostanzialmente durante una cena, durante un corso di cucina, oltre del cibo che mi auguro che apprezzino le persone, anche una parte della nostra cultura, della nostra storia, ecco, della nostra Puglia. E spesso, perché lo so, perché ti seguo e ho visto anche quello che fai, spesso c'è anche una buona colonna sonora che non guasta mai, perché anche raccontacibi è anche la fusione, no, di quello che hai detto finora con la nostra tradizione musicale, anche perché affronta, no, nelle serate spesso ci sono viene abbinato anche della musica popolare, o sbaglio? Sì, questa è una cosa che diciamo all'inizio mi ero prefisso, no? Però ecco, quando uno si immagina un po' come andranno le cose, io mi immaginavo che avrei cucinato contemporaneamente, suonato le nostre musiche tradizionali e ballato, quindi insomma questa cosa era chiaramente quello che uno all'inizio diceva non potrei fare, poi in realtà ti accorgi che se cucini non puoi fare altro, però chiaramente insomma la musica è sempre stata molto molto presente, anche perché quando posso appunto cerco di integrarla, non solo ecco, quando io cucino, ma per esempio capita che durante l'estate facciamo dei piccoli eventi privati in campagna da me piuttosto che in altri luoghi privati dove spesso la musica o anche il teatro diventano protagonisti. E per me il cibo in quel caso diventa soltanto un contorno dell'evento. Sono dei Cioè io c'è. racconti tramite il cibo, cioè il cibo, Esatto, sono il dei racconti cibo. accompagnati dal cibo, scusami, volevo dire, cioè Esatto, un sì. racconto, sono Il dei racconti. cibo è un veicolo, è semplicemente ecco, spesso un filo conduttore. Cerco di creare appunto un filo conduttore rispetto a un racconto che possa essere musicale o teatrale o di altro tipo, utilizzando il cibo anche Per essere come. sempre aggiornati, Angelo, diamo un po' di contatti per seguire un po' quelli che sono le iniziative. In questi giorni ho visto che hai fatto delle ricette alquanto proprio paesane, cioè ho visto la fotografia di prodotti che molta gente magari ha un po' accantonato, e tu invece vai proprio alla riscoperta, no? Di prodotti che magari non, Assolutamente. spesso non troviamo più sulla nostra tavola. Dai un po' di contatti. So che c'è un sito internet, c'è una pagina Facebook molto attiva. Sì, c'è appunto il sito internet che è www.raccontacibi.it dove ci sono un po' di informazioni, però diciamo che poi il social che utilizzo maggiormente per dare informazioni, per tenere aggiornate le persone, è quella appunto della pagina Facebook che è appunto Raccontacibi. E, beh, ecco, rispetto a quello che dicevi appunto di questa ricerca sui cibi, no? Che spesso dimenticati, per me è fondamentale appunto perché il cibo non è soltanto nutrimento per il corpo, ma è nutrimento più che per l'anima, proprio per le emozioni spesso, no? Perché a volte dei cibi cioè ci richiamano delle sensazioni, no? Come dicevi tu, rispetto all'ultima cosa che ho pubblicato dei cardoncelli, Eh questo sì, cardo eh selvatico, sì. che è una cosa che tutti hanno mangiato probabilmente tanti anni fa, che magari adesso sicuramente c'è tanta gente che ancora continua a mangiarlo, e questo è importante, perché noi viviamo in una comunità dove le tradizioni per fortuna non si perdono. E basta insomma guardarsi in giro sia sui social che proprio entrando nelle case per vedere che siamo circondati da tante persone che non solo anziani, anche giovani che continuano appunto a coltivare con cura le nostre tradizioni non solo gastronomiche. Io poi diciamo che nello specifico mi occupo più di quello, però ecco, c'è tanta gente che in questo periodo sta facendo la cotognata piuttosto che quindi l'utilizzo sempre di prodotti di stagione. Una cosa in cui io mi ritrovo tanto, perché per me è fondamentale, insomma, io conduco questa mia ricerca personale all'interno del cibo, magari anche cercando di innovare a volte, però sempre con uno sguardo verso la tradizione, verso la storia, cercando di preservarla più possibile. E in questo, per esempio, ecco, uno dei tanti progetti di Raccontacibi è stato quello che adesso è un po' fermo per ovvi motivi, quello appunto della ricerca di ricette tramite video interviste. Sostanzialmente la gente
tramite un piccolo video, raccontava una ricetta e raccontava se stessa. Questo appunto si chiama queste video ricette, no? In cui Sì. oltre al cibo le persone raccontavano un piccolo pezzo della propria storia, della propria famiglia. Quindi questo per me è fondamentale. Ho detto, ecco, il cibo non solo come appunto nutrimento per il corpo, ma come veicolo culturale, come Infatti oggi la puntata parla del territorio. In apertura ho detto che oggi parleremo del nostro territorio in maniera scritta, in maniera mangiata, in maniera raccontata e poi andremo anche un po' di didattica. Dopodiché andremo avanti con sempre di territorio, quindi le varie forme per raccontare il nostro territorio. Quindi non solo, tu cioè, hai detto più volte racconti il cibo come non solo nutrimento, non solo come, ma come appunto momento. In cui scusa, passiamo il termine, non che passa in secondo piano, ma va di pari passo con tutto quello che va a creare la serata, un evento o qualunque cosa viene fatto nel progetto Racconta Cibi. Quindi è la fusione di tutto, nel senso che ovviamente, come si dice, dando un po' di gusto, ovviamente si gioca pure più facile, Angelo. Quindi Le persone chiamano perché fondamentalmente vogliono mangiare, sostanzialmente. Il mio lavoro è quello di cucinare, quindi cerco di farlo al meglio, insomma, e quindi, però ecco, questo aspetto per me è importante, specialmente quando faccio i corsi di cucina, che fondamentalmente poi faccio soprattutto con dei turisti. E questo per me è un'occasione appunto per valorizzare un po' il nostro territorio. Ormai si parla, no, di turismo esperienziale, che non è Certo. soltanto il turismo quello atto a vedere dei luoghi, ma turismo oggi significa vedere, oltre a vedere dei luoghi, a assaporarli, a sentirne i profumi, ascoltarne i suoni. Quindi insomma io in questo ecco, cerco di offrire una conoscenza appunto del nostro territorio e questa cosa quando la faccio con i turisti stranieri, cioè loro chiaramente ormai il turista è sempre più esigente, quindi vuole mangiare bene perché c'è tanta offerta in giro, però ecco io mi accorgo che quello che faccio io ha un valore aggiunto, no? Certo, Cioè certo. in questa ottica appunto di turismo esperienziale, cioè le persone che fanno un corso di cucina con me non stanno soltanto mangiando delle orecchiette con i braciole, con i tarallini, ma stanno ascoltando un po' di storia, stanno conoscendo un po' meglio la nostra terra. Ed è anche di riflesso, noto da diversi anni, per fortuna, che stiamo anche noi del territorio stesso a riscoprirli, no? Ci stiamo Certo. riscoprendo i sapori di una volta, la storia di una volta, cioè i sapori inteso tutto, non solo a livello culinario, nel senso proprio l'unione di quello che stai raccontando. Assolutamente sì. Infatti, grazie, no? Tu sicuramente hai avvertito l'esigenza in primis tua di mettere in gioco e soprattutto di sperimentare quelli che sono la nostra tradizione locale, fondamentalmente. Quindi, Certo. questo è un, è un ed è anche un mezzo di traino affinché. È strano dirlo, però anche soprattutto, vabbè, chi viene da fuori non li conosce, però noi dovremmo riscoprire quelli che erano appunto i sapori e le culture di una volta, soprattutto nei paesi come il nostro, che è un paese piccolissimo, dovremmo e abbiamo una ricchissima storia culinaria, no? Perché poi fondamentalmente sta crescendo, grazie a Dio, il turismo enogastronomico. Quindi questo è grazie anche a gente come te che si mettono in campo a raccontarlo, Angelo. Questo è quello che No, no, ho detto, io sono veramente mi ritengo molto fortunato perché oltre ad avere il mio bagaglio culturale, quello che no, mi ha fatto fare questa cosa diciamo in un certo modo, ecco. Poi però, come ti dicevo prima, mi rendo conto che c'è tanta gente qui, per fortuna, che ancora continua a coltivare e non in maniera, cioè non parlo di folklore, quando io parlo in questo caso non parlo di folklore come qualcosa, no, che sta là. E si guarda da lontano e bisogna come se fosse un museo, ecco, Certo, cioè, certo. da guardare da lontano. Qui c'è tanto, per fortuna, e tanta gente che continua ancora a fare queste cose quotidianamente, e questo è per me un grande patrimonio.
non solo per me che ho ancora tanto da imparare rispetto alla nostra cultura, alle nostre tradizioni gastronomiche, ma è un patrimonio per la nostra comunità, perché fino a quando ci sarà qualcuno che continuerà a tramandare le nostre tradizioni, ripeto, non come se fossero materiale da museo, ma perché effettivamente queste cose ancora sono vive, ecco, parliamo di cultura viva, questo non fa altro che beneficiare la nostra comunità, che seppur piccola è comunque veramente ancora piena di tante cose da dire, sia rispetto al passato, ma anche guardando al futuro. Questa è una bella frase. Angelo, io ti ringrazio innanzitutto per aver accettato e per aver ceduto alle mie. Dopo anni di stalker, devo dire che. Anche a te, come al nostro Andrea precedentemente, voglio strappare una promessa. Voglio che tu prometti a me e anche soprattutto a coloro che ci stanno ascoltando che tornerai a raccontarci qualcosa di te. Soprattutto, ovviamente. Certo, Questo è un perché no? invito, quindi Molto, molto anche perché volentieri. so dove abiti, Angelo, quindi potrai anche non rispondere al telefono, Mi quindi verrà ti vengo a mi beccare a viene casa. cercato. Va bene, Grazie, va bene. Angelo, Grazie per grazie. la minaccia. Grazie a te e buona serata a tutti. Grazie, Angelo, Ciao, grazie. ciao. Allora, noi andiamo avanti, spediti. Altro argomento, altri 30 secondi di pausa e poi in chiusura. Andiamo con l'ultima telefonata, aspettate 30 secondi e arriviamo con l'ultimo ospite della serata. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records, Amsterdam. Etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records, gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali. Musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali. Il divertimento è una cosa seria. Prezioso Accessori Moda. Pelletteria Abbigliamento Donna in via Pascoli 23 a San Michele Salentino. Seguici su Facebook e Instagram. Prezioso Accessori Moda. Il tuo stile a portata di mano. Allora, ormai siamo sempre con i intanto eccola qua, ha cambiato la schermata della diretta. Allora, oggi avevamo promesso e quindi continuiamo a farlo, continuiamo a parlare di territorio, però lo parliamo in una maniera un po' diversa. Abbiamo parlato prima del libro di Daniele Barletta con l'autore e l'editore, abbiamo parlato con il nostro Angelo tramite Raccontacibi, quindi il territorio prima scritto, poi mangiato. Adesso facciamo un po' una piccola, non dico didattica, ma andiamo un po' di informazioni, perché abbiamo al telefono, in collegamento telefonico, abbiamo Fabrizio Guglielmi che deve raccontarci un po' quelle che sono le iniziative che sta seguendo in questo momento. Allora, Fabrizio, buonasera. Buonasera Fabrizio, grazie Allora, dell'invito. Fabrizio Guglielmi, innanzitutto socio fondatore della cooperativa Borga Ieni, questo lo va detto, va anche perché chi ci sta guardando su Facebook, Fabrizio, c'ha la tua bella immagine con ovviamente sotto il logo della cooperativa. Allora, Fabrizio, questo Salento Welfare Net, che cos'è? So che questi seminari, cioè, cosa stai combinando? Ecco, diciamo in maniera sintetica la domanda che voglio farti. Racconta un po' quelle che sono le iniziative che stai proponendo. Proponendo in questi giorni. Allora, il progetto Salento Welfare Net è un progetto realizzato dal CEFAS, che è un ente di alta formazione e specializzazione della provincia di Lecce, che è candidato ed ha vinto il bando Puglia Partecipa della Regione Puglia. Il progetto mira a portare innovazione sociale, benessere e qualità della vita all'interno dei territori delle province di Brindisi e Lecce, e in qualità di socio della cooperativa Borgo Aieni saremo ospiti il 24 al seminario informativo di lancio del progetto, il cui obiettivo è appunto costruire una rete di welfare comunitario. Non è un caso che la cooperativa Borgo Aieni sia stata individuata come uno degli ospiti di questo progetto, perché la cooperativa nasce
circa un po' più di un anno fa, dalla volontà di alcuni soci, giovani e diversamente giovani, di coniugare in San Michelano il termine di restanza, ovvero la possibilità di restare nel nostro paese e di viverci bene. In questo le attività espresse dal progetto sono molto interessanti, non solo per l'innovazione del progetto stesso, ma anche per la qualità del percorso formativo che partirà e si realizzerà a dicembre e gennaio, che punterà a formare delle nuove entità professionali, come quella del community maker, nello specifico legata a quella che viene definita food policy locale, ovvero una politica, una strategia locale di promozione di tutto ciò che ruota intorno al cibo, dalla produzione di qualità alla vendita a la riscoperta anche delle varietà locali. In questo la cooperativa ha fondato un po' il suo essere cooperativa agricola e sociale e soprattutto di comunità, ovvero il tentativo di rivedere un attimo quelle che sono le logiche della produzione del cibo e dell'offerta dei servizi alla persona all'interno di un contesto di relazioni positive. E non è un caso che il nome della cooperativa sia Borgo Aieni, un po' una scelta dettata dai luoghi. Tutti sanno che il nostro frantoio si trova in Borgo Aieni, incontrata Aieni a San Michele Salentino, per chi ci ascolta da fuori certo. San Michele, ovviamente. E quindi per noi è stato veramente una bella sorpresa essere invitati come ospiti a questa attività di progetto, e almeno uno dei soci della cooperativa, che oggi ne conta circa 150, potrà partecipare gratuitamente al percorso di formazione che si realizzerà fra dicembre e gennaio. È un'occasione importante non solo per la cooperativa, ma anche per tutto il nostro paese, perché si tratta appunto di ridisegnare quella che a me piace chiamare la logica dei beni comuni legata al cibo, dalla sua produzione alla sua trasformazione alla sua vendita nel territorio, sia come fattore di innovazione delle tradizioni locali legate alla campagna, sia come elemento culturale. Io penso, e tu lo sai benissimo da più tempo, che chi vive in un territorio ha il diritto dovere di prendersene cura. Certo. Non solo della terra, ma soprattutto delle persone. E in questo la possibilità di avviare un progetto come quello della nostra cooperativa, un campo sia agricolo che sociale, e farlo su tutta l'intera comunità, è una sfida importante che stiamo portando avanti e riscuotendo un buon successo, sia per quanto riguarda la qualità delle nostre produzioni, in primis l'olio, che sta vivendo, nonostante tutto, sta dando grandi soddisfazioni sia ai soci della cooperativa che al territorio, ma anche tutte le altre eccellenze alimentari prodotte nel nostro paese, dal vino allo zafferano che facciamo in campagna, alla frutta di stagione, si parlava di cotognate e quant'altro. Intorno al cibo si gioca parte del futuro del nostro territorio. E in questo sei stato abile a orchestrare questa puntata, mettendo insieme appunto cultura, tradizione e comunità in una maniera veramente intelligente. Ho chiamato i primi tre ospiti che mi sono capitati per mano, dai. Immagino. Quindi, volevo dire che mi piace l'idea di mantenere sempre uno stampo tradizionale, però capendo il mangiare, quello che la terra regala, e ovviamente il saper mangiare, il mangiar sano, e avere informazioni utili tramite tutto quello
di quello che stai raccontando. Scusa, ci tenevo solo a precisarlo. Continua, Fabrizio, ti sto ascoltando con molto, molto interesse. Mi ritorno un attimo sul progetto. Certo. Come dicevo, è un progetto finanziato da Puglia Partecipa, e non è un caso che l'elemento della partecipazione come, diciamo, fattore di innovazione per un territorio ormai sempre più centrale in qualsiasi tipo di politica si voglia fare su un territorio. Parlo di politica in senso, diciamo, largo. In questo, la possibilità di entrare in relazione con altri soggetti del territorio, contaminarsi, arricchire, diciamo, il proprio territorio di partenza con relazioni positive, è per noi un punto importante. Non è un caso che a giugno dell'anno scorso, in occasione del compleanno del primo anno di vita della cooperativa, abbiamo deciso, grazie a un piccolo progetto che è quello che tu mostri, diciamo, nella foto, legata a un altro bando della regione, Puglia Sociale In, che ci ha permesso di sviluppare una serie di attività legate alla cultura e all'arte all'interno della cooperativa, Sì. e di promuovere la cooperativa non solo come luogo di produzione agricola, ma soprattutto come luogo di riproduzione sociale di un territorio. Non è un caso che lo slogan del progetto è fare paese, e questo per noi racchiude il senso del progetto della cooperativa, perché partiamo sicuramente dalle produzioni di eccellenza agroalimentari del nostro territorio, la riscoperta di alcune varietà, diciamo, ormai abbandonate nel tempo, alla voglia di innovare anche il modo di fare agricoltura. Da quest'anno la nostra cooperativa produce olio biologico, è un piccolo passo avanti che ha delle implicazioni importanti per gli agricoltori del nostro paese. Vuol dire accompagnarli in un processo di innovazione nel modo di fare agricoltura, di prendersi cura della terra e del territorio. In questo la possibilità di entrare nella rete del progetto Salento Welfare Nest è per noi importante perché significa poter crescere con tutto il territorio del Brindisino e con l'apporto di esperienze provenienti da tutto il resto d'Italia. Non è un caso che uno degli obiettivi futuri della cooperativa è quello appunto di cominciare a offrire servizi di welfare comunitario. E in questo il progetto sicuramente ci aiuterà, potendo lì formare, dei soci della cooperativa. Io invito comunque chiunque abbia interesse in questo settore a candidarsi per partecipare al percorso formativo che è gratuito e aperto. Troverete sulla pagina web Facebook e sul sito web del CEFAS tutte le indicazioni per poter partecipare. Questo è a grandi linee il progetto, questo è il percorso che stiamo facendo come cooperativa di comunità. E presto, diciamo, pandemia permettendo, ci saranno, Speriamo, diciamo, nuovi appuntamenti, speriamo, speriamo. in cooperativa, perché l'obiettivo è quello di crescere. Far crescere la cooperativa per noi significa fare paese e far crescere l'intero territorio. Con grandi e con belli eventi, anche se quest'estate, ovviamente, per ragioni ben note, sono stati molto limitati, ovviamente con partecipazione Certo. limitata per ovvi motivi, molto, molto interessanti, nei quali ho avuto il piacere e l'onore di partecipare, ovviamente, presso la struttura che è appunto la cooperativa agricola sociale di comunità Borgaglieni, che si trova appunto incontrata ieri a San Michele Salentino. Diamo un po' di contatti, Fabrizio, diamo un po' di contatti per avere un po' più o meno idea, per avere oltre al progetto che hai appena spiegato, in generale per essere sempre aggiornati su.
quello che la cooperativa attua? Allora, per, come dicevo prima, per il progetto avere informazioni e poter contattare e candidarsi al percorso formativo, potete andare sul sito cefasformazione.it o sull'omonima pagina Facebook, mentre per la cooperativa abbiamo sia la pagina Facebook, Cooperativa Agricola Sociale di Comunità Borgoaieni, che... Con l'occasione per salutare Rocco che è presente, che salutiamo anche il Presidente che sta anche commentando nella diretta, quindi salutiamolo visto che è in onda. Scusami Fabrizio. Sì, mi permetto Fabrizio di annunciare delle novità a dicembre, quindi vi invito tutti a seguire costantemente le nostre pagine Facebook e i nostri siti, perché dicembre sarà un bel mese ricco di novità per tutto il nostro territorio. Allora Fabrizio, io ti ringrazio innanzitutto per aver partecipato e rinnovo anche a te l'invito di partecipare e di aggiornarci sempre quando e come vuoi. Sai, anche tu sai benissimo che Nova Network è anche casa tua e quindi ti rinnovo anche a te l'invito e ti voglio strappare anche a te una promessa, come ho fatto anche agli ospiti che ti hanno preceduto, di tornare a parlare del tuo operato, Fabrizio, va bene? Grazie Fabrizio, noi continuiamo a fare paese insieme, sempre. Così ci divertiamo di più. Esatto. Vuoi aggiungere altro Fabrizio? Un saluto a tutti semplicemente. Ok, grazie Fabrizio Guglielmi e ci sentiamo sicuramente presto. Ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata. Oggi è un po' più lunga del solito, abbiamo sforato di 15 minuti, ma ne valeva veramente la pena. Spero che il messaggio che avevamo prefissato, insomma, che avevamo prefissato tutti noi, che avevamo avuto in mente di raggiungere insieme ai nostri ospiti, sia arrivato, che era quello di raccontare un po' il territorio tramite varie forme, insomma, tramite vari settori, però sempre di territorio si parla. Ciao Fabrizio, grazie mille per aver partecipato. Ciao. Allora ragazzi, spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Spero che quest'oretta e quarto che abbiamo trascorso insieme sia stata di vostro gradimento. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno messaggiato. Voglio fare un saluto particolare anche al nostro Costantino che è sempre presente. Ti ringrazio di cuore per essere sempre presente e anche commentare e mandare anche dei saluti volta per volta. Allora ragazzi, per oggi abbiamo chiuso, chiudiamo qui la nostra puntata. Settimana prossima parleremo di arte. Probabilmente, che ne so, forse avremo anche delle sorprese, chi lo sa. Parliamo di musica, la settimana prossima la dedicheremo alla musica, sia martedì che giovedì vogliamo parlare della musica, perché anche la musica in questo periodo è ferma e bisogna sostenere sempre la musica, perché la musica, oltre a essere la nostra compagna di vita, è anche e soprattutto un lavoro di molta 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 gente. Io vi ringrazio per aver partecipato anche a questa diretta, ci vediamo martedì prossimo sempre qui su Nova Network, sempre qui ne parliamo dopo le 18. Grazie a tutto da parte dello zio Bibi, è tutto, ci vediamo in rete. Ciao ragazzi! Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records, Amsterdam. Etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records, gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa Intrattenimenti Musicali, musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa Intrattenimenti.